Bene, grazie e benvenuti a tutti. Casa Ecologica del Comune di Modena, l'ho detto molte volte in questi giorni, vista l'occasione della settimana, questa sera è un'occasione un po' speciale, è il nostro compleanno appunto, facciamo 15 anni, quindi ci fa molto piacere che siate tutti qui con noi, insomma, a fare un po' di festeggiamento. E abbiamo il piacere di avere qui il passato prossimo, insomma, il futuro, quindi do la parola prima quindi alla Simona che ci ha accompagnato poi a realizzare. Allora, io vi porto i saluti anche di Stefano Vaccari, che prima di me ha avuto l'onore, perché più che un onere è un onore, di avere la presidenza dell'Agenzia dell'Energia. Entrambi ci abbiamo davvero tanto creduto, siamo assolutamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Credo che senza questo strumento come enti locali avremmo fatto davvero fatica a ottenere analoghi risultati, perché le professionalità che hanno i tecnici dell'agenzia non sono professionalità facilmente reperibili e a disposizione degli enti locali, quindi questo è uno strumento, io credo, molto interessante per gli enti locali che hanno voglia di mettersi in gioco. C'è stata un'ottima collaborazione anche con uffici del comune, nel caso del comune di Modena, che hanno già di loro, diciamo, la tendenza all'internazionalizzazione, quindi l'ufficio Europa, lo stesso ufficio ambiente, che ha comunque lo stimolo a migliorare quella che è la qualità di vita del nostro territorio, perché per noi si tratta di questo. Migliorare la qualità energetica è di fatto per noi dare migliore benessere alle nostre comunità. Questo è quello che credo abbiamo cercato di fare in questi anni, provando a radunare tutte le risorse che erano disponibili. Si riesce a mettere insieme appunto quel lavoro che avete visto in questo breve video con le professionalità, con una forte volontà e con un bel lavoro di rete. Quindi io sono assolutamente soddisfatta dei risultati, come probabilmente saprete sono giunta alla conclusione del mandato di assessore all'ambiente del Comune di Modena, quindi la presidenza è adesso a Giulio Guerzoni, che è il nuovo assessore all'ambiente, che ringrazio e quindi gli passo il testimone. Io la prima cosa che voglio dire è che ai compleanni, soprattutto quando si compiono 15 anni, bisogna tenerla corta e andare al buffet, perché ai compleanni ci si va per divertirsi. La seconda cosa che voglio dire è grazie a Simona per il lavoro che ha fatto e le auguro davvero, passato questo weekend, di poterle fare le congratulazioni per un'eventuale nuova esperienza politica in regione, perché la gente non lo sa, ma ci sono anche le elezioni regionali. Arrivando all'agenzia, il video fa vedere che un'agenzia per l'energia fa cose concrete. A volte c'è un po' questa specie di spettro, ma cosa farà mai un'agenzia che si occupa di energia e sviluppo? Fa questo, fa impianti, fa economia e ambiente. Nell'immediato noi lunedì prossimo saremo in una commissione consiliare a esporre le linee guida del nuovo bando gestione calore del Comune di Modena, qualcosa davvero davvero importante per un'amministrazione come la nostra. Allo stesso tempo dico che se la sfida della politica del futuro è il famoso adattamento, qualcosa su cui l'Italia è indietro, io preferisco affrontare questa sfida con uno strumento come l'agenzia e non solo il Comune di Modena, ma tutti i soci. Dico anche che sempre di più, lo abbiamo detto qua col sindaco Muzzarelli all'inizio della settimana della bioarchitettura e domotica, che mi dicono stia andando benissimo, quindi continuiamo a crescere, dico anche che la ricetta vincente è mettere assieme la performance economica come leva per i miglioramenti ambientali, se no non raggiungeremo mai la maggioranza delle persone, la maggioranza degli interessi, sia domestici, sia industriali, sia artigianali, sia di tutti quelli che vengono definiti stakeholder. Quindi abbiamo compiuto 15 anni, continuiamo a lavorare con la massima spinta, non è scontato che un'agenzia funzioni, quella di Modena funziona, credo che ci sia spazio anche per allargare l'interazione, il movimento, e quindi insomma io non posso che ringraziare tutti voi e darci l'appuntamento non al ventesimo, ecco, facciamola così. Viva la nostra agenzia allora, grazie a tutti. Grazie.
grazie. Io non aggiungo molto, volevo solo ringraziare tutti voi che poi, con i quali fondamentalmente abbiamo lavorato e costruito queste cose, perché bene o male questa sera siamo un po' in famiglia, per cui grazie veramente a tutti voi per il sostegno che avete dato tutti al nostro lavoro e anche a quello che verrà in futuro, per cui grazie, io ringrazio voi e poi andiamo tutti alla festa, al taglio della torta fra poco, grazie.